Non c'è dubbio che una fetta del successo sia dovuto al suo aspetto fisico, oltre che, ci mancherebbe, alle sue innegabili capacità professionali. Ma, forse, stavolta Barbara D'Urso ha esagerato. Da tempo sul web girano simpatici meme, immagini con il volto di Barbara D'Urso illuminata da fasci di luce sempre più intensi, fino a scomparire in un bianco accecante. E certamente la cura della propria immagine è da sempre al centro dell'attenzione di Carmelita. Lo possiamo vedere nei suoi numerosi scatti pubblicati sui profili social, che raccolgono sempre molta approvazione, commenti e cuoricini, ovvero mi piace. Negli ultimi post Barbara mostra le intense sessioni di attività fisica a cui si sottopone per mantenersi sempre in forma. Scatti, corsa e pugilato come una ventenne. E i suoi 63 anni, va detto, se li porta benissimo. L'ultima foto pubblicata mentre si trova in vacanza a Capalbio, però, ha scatenato diversi commenti non proprio positivi. Nell'immagine si vede infatti il volto di Barbara D'Urso e quello del suo amato amico a quattro zampe, Argo. Le foto sono in realtà quattro, accompagnate dal testo, le facce di Argo cuore rosso cancelletto dove cancelletto col cuore rosso. Tutto molto bello, anche troppo. Tant'è che molti follower commentano così, stavolta hai esagerato Barbara. Rotolarsi dalle risate. E poi, un filtro dovrebbe rendere più belli o simpatici o divertenti, non trasformare una bella donna di 60 anni in una ridicola maschera di cera. La penso così, persona con mani giunte. Qualcuno prova a ribattere, invece tu i filtri non li usi vero. Smettetela. Ma sono davvero tanti i follower che non sono favorevoli alla modifica artificiale delle foto per togliere qualche segno del tempo, troppi filtri. Ma è la figlia della D'Urso rotolarsi dalle risate e così via. Effettivamente il viso di Barbarella sembra davvero fin troppo liscio e levigato, come quello di una ventenne. E va bene il trucco e i filtri, ma perfino i suoi seguaci non hanno apprezzato. Tra i tanti c'è anche chi fa notare che Barbara non avrebbe bisogno di tali mezzi per ritoccare le foto. E così anche la giornalista Selvaggia Lucarelli ha commentato ironicamente, trovo molto bella questa cosa di aggiungere il colore alle vecchie foto in bianco e nero. Tra l'altro Argo è morto ormai mezzo secolo fa ma resta sempre un gran cane. Qualcun altro scherza, è diventata Costanza Caracciolo, ex velina e moglie di Christian Vieri, NDR. E infine chi commenta con un semplice, irriconoscibile. 8 gennaio 2021